Più carichi che mai questa sera, calcio champagne, Con senza nuovo perdere. telefono. Nuovo telefono per noi, venduto direttamente da Andrea Galeazzi oggi Maestro pomeriggio. Galeazzi. Sì, che ci ha sponsorizzato anche il nostro canale, andate tutti da Galeazzi a salutarlo. E commentiamo gli ultimi acquisti di calciomercato, perché come sapete non ci sono partite in questo periodo, se non le amichevoli che Delle nazionali. le nazionali, noi stiamo facendo la nazionale che praticamente allena le altre al mondiale, quindi scandaloso. Con Mancini che continua a cambiare formazione, a provare tutti. Ieri sera abbiamo visto la sfida degli sconfitti contro l'Olanda, una partita a dir poco imbarazzante per le prestazioni difensive di entrambe le squadre. Visto molto bene Verdi, che ha sbagliato 1000 gol sotto porta, però ha giocato molto molto bene. Chiesa, ragazzi, è Sì, un fenomeno. Chiesa ha giocato bene contro la Francia, è entrato molto bene in partita ieri sera nonostante abbia giocato quanto? 20 Sì, minuti. ma è da comprare ora Chiesa? Quanto saresti disposto a spendere? Perché Allora, sicuramente l'anno prossimo lo vendi al doppio. secondo le ultime valutazioni ufficiali è stato valutato 60 milioni di euro. E Vabbè. attualmente, a seconda dell'età, del tipo di contratto che ha, Ragazzi, li questi vale, giocatori vanno presi però. adesso perché in Italia non abbiamo più soldi e bisogna farli crescere. 20 anni lo Sì, però è un investimento che si potrebbe permettere di fare solo un Real Madrid, compro. un No, Paris Saint-Germain, un Manchester no, United, queste squadre qui. Purtroppo le grandi neanche la Juventus, no. No, che ha più io grandi se squadre la Juve italiane. vende tipo Dybala, può essere un buon sostituto, via. Ho capito, ma dai via Dybala per prendere Certo, no, Chiesa. no, io dico dal punto di vista economico può tornare. Comunque, torna il gol Zaza con una spaccata volante Sì, dopo il sì, sì. balletto. E va bene, dai, grande prestazione di Perin a porta che, portiere della nazionale, andrà a fare il secondo alla Juve, quasi ufficiale oggi. 12 milioni più bonus, ragazzi, affarone, ci cioè abbiamo pagato Szczęsny e Perin, entrambi circa 30 milioni. Sì, ma Cioè, comunque io non lo so se farà il secondo no, portiere. infatti a sto punto non ho qualche dubbio anch'io. Diciamo il portiere principale, il secondo cambia poco, però diciamo in Champions forse anche per l'esperienza credo giocherà Szczęsny. Magari in campionato gioca Esatto, la Perin. Juve punta a fare come le grandi squadre europee che ultimamente mettono un portiere per la Champions e uno per il campionato. E il Liverpool ha scelto Karius per la Champions. Sì, nota da appuntare che Karius si è fatto fare una visita in America perché dice che le sue papere sono dovute al trauma cranico che ha subito durante la partita No, contro Sergio Ramos, tra l'altro, mi sembra. assurdo. Quindi Sergio Sergio Ramos l'ha Ramos ha ammazzati tutti stricato ogni cosa. e quindi Bene. la finale è stata vinta grazie a lui, praticamente, che ha ucciso gli avversari. Allora, su che Parliamo di cosa? calciomercato. Sì, vai. La prima notizia da dare oggi è l'ufficialità di Perin che è imminente, ha fatto le visite questa mattina. La seconda notizia da dare oggi è la quasi ufficialità di Dalbert al Monaco, Incredibile. 3 milioni d'euro con diritto di riscatto fissato a 24. L'Inter praticamente riprenderebbe tutto quello che ha investito per comprarlo dal Nizza. E se qualora il Monaco il prossimo anno decidesse di riscattarlo, sarebbe un ottimo affare perché comunque l'Inter vorrebbe dire che ha tenuto un anno un giocatore a gratis, Vabbè, ma non l'ha praticamente. fatto giocare. Non l'ha fatto giocare mai, comunque era No, io un'alternativa. sono un po' deluso perché a parte c'era il fantacalcio, ma poi credevo fosse molto molto più forte, era uno degli esterni più promettenti a Serie A. Infatti l'Inter adesso cerca Malcolm, sai, conosci questo Marco nome? Malcolm è un prospetto molto interessante del Bordeaux, un giocatore brasiliano che tra l'altro se guardate su FIFA dopo 3 stagioni diventa un fenomeno. D'Albert 2 alla riscossa. E no, perché non è un terzino, è un esterno offensivo, è Ok. uno tipo alla Candreva così. E Grande. sarebbe a comprare, certo, la richiesta di Io 40-50 non milioni è molto capisco, alta. non capisco come è possibile non riscattare Cancelo e poi andare a cercare allo stesso prezzo questi giocatori. Forse per questioni
economiche, burocratiche, no, perché come dividono l'investimento. Se tu compri Malcolm a 40 quest'anno, va a bilancio per il prossimo. Basta questi bilanci, siamo sempre sul filo del rasoio, quindi ogni anno arriviamo proprio fino all'ultimo centesimo. Comunque resta il fatto che forse l'Inter, avendo dato via D'Albert, è in cerca di un terzino, perché certo, Cancelo non l'ha riscattato, D'Albert ha dato via, restiamo con Santon ed D'Ambrosio. Nagatomo che praticamente no, Nagatomo è molto probabile il riscatto da parte di Galatasaray a 2-3 milioni di euro. Cifre ridicole. Ma è da dare. Rafinha, c'erano delle possibilità oggi, mi sembra. Rafinha, flebili speranze che arrivano grazie al padre che ha parlato con la dirigenza di Barcellona chiedendo espressamente la permanenza del figlio a Milano, che si trova molto bene. Rafinha vede solo nero azzurro, vuole restare, e quindi l'Inter farà gioco su questa volontà da parte dei giocatori per farsi fare uno sconto dai 38 milioni fissati per il riscatto che non ha esercitato. Ok, dai, io a parte leggere che c'è una foto di Vandanara nuda su Instagram che tutti avete visto ovviamente. Nessuno ha ancora smentito ufficialmente possibili scambi di Cardi con altri attaccanti, però è stato avvistato Morata a Torino, non se ne è neanche parlato più tanto. Sì, i giornali hanno detto addirittura Morata era per lì, non per la Juve, per il Milan. Ragazzi, ma il Milan veramente sta in una situazione, penso, esatto, pensa tutto tranne che a Morata, pensa a iscriversi, esatto, nelle coppe, non so, a cercare i fondi, mi pare difficile, via. In questo momento il Milan ha ben altri problemi da risolvere al di fuori del calciomercato. Ho letto anche una notizia di uno scambio Falcao con André Silva, che potrebbe rivalutare entrambi, ma certamente ad età non conviene. L'età, esatto, l'età è fondamentale. Falcao è un giocatore di 32 anni che ha fallito esperienze al Chelsea, al Manchester United, si è ritrovato un po' a Monaco, e va quindi bene, fossi il Milan non rischierei prendendolo al posto di André Silva, ma più che altro punterei su André Silva, che l'hai pagato fior di miliardi l'anno scorso, quindi diamo un altro posto. Beh, gli affari sta facendo la Roma, che oltre vabbè ai talenti Coric oppure a esperti giocatori quasi gratis tipo Marcano, ha quasi chiuso per Cristante, ragazzi. Cristante anche lui secondo me è ottimo prospetto italiano. E invece vi correggo, Riccardo. No, scoop! Secondo me Cristante non va alla Roma. No, va alla Roma sicuramente. Però non è un top come si pensa. Esatto, è un giocatore anche lui che ha fallito la sua esperienza al Milan. Era andato in Portogallo, Benfica, a Benfica parzialmente. Esatto. Vabbè, così al Palermo, così si è ritrovato. È stato anche un anno a Palermo. È stato all'Atalanta, si è ritrovato. Forse è l'Atalanta che fa giocare bene i giocatori e non i giocatori essere veramente fenomeni. Però io, dipende dalla cifra, ma fra i 20 e i 30 a Cristante me lo porterei a casa. Io no, perché comunque perché non c'hai i soldi. No, ma perché comunque la Roma è una squadra che ragazzi fa la Champions League, deve avere riserve in grado di fare la Champions League. Sì, va bene, però è anche una squadra dove un talento come Under o altri come Schick, come Emerson Palmieri possono venire fuori con tranquillità, perché non è che sono costretti a vincere il campionato. Emerson Palmieri già più è venuto fuori tranquillamente da prospetto sconosciuto, quindi secondo me è una piazza non il top come a Fiorentina e Lazio per crescere, però neanche estremamente pressante come la Juve, il Real o altre. Diciamo che è una scommessa da vedere, da valutare, e certo il prezzo a 20 milioni comunque è tanto. Perché in Italia non ci sono più soldi. No, quindi bisogna affidarsi alla bravura dei nostri dirigenti che andranno a scovare nuovi fenomeni a zero o poco più. E anche se vai all'Inter li pagate i giocatori. Sì, noi dell'Inter poi però quando è il momento di riscattarli non li riscattiamo, quindi promesse disillose. Sì.
Va bene ragazzi, ci aggiorniamo nel weekend, non so se avevi altre... Non in particolare, abbiamo, di Verdi al Napoli l'abbiamo no, detto. No, cioè... Quello è un bel acquisto. Abbiamo detto solo che è forte, ma va al Napoli sicuro? Sì, ormai è quasi ufficiale, a Ancelotti piace il giocatore, al giocatore Ancelotti piace... Ancelotti al Napoli, ancora non ci posso credere. Piace la nuova, i nuovi obiettivi del Napoli con la nuova società, con il nuovo allenatore e... È un ottimo sostituto per un Caglion in grosso calo e vedremo cosa riuscirà ottimo, a fare. Ottimo acquisto anche lui. E per oggi nient'altro, perché per questa settimana è stato molto fermo il calciomercato e probabilmente si riattiverà molto dopo il mondiale. Vabbè, quindi vedremo. Mondiale. Che seguirete con noi. Ragazzi, mi piace, spolliciate, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti. Peppe, dove sei? Peppe, dove in cazzo sei?